L'Italia è un paese ricco di fonti termali, distribuite su tutto il territorio, apprezzate dai nostri antenati già ai tempi dei Greci e degli Etruschi, e forse anche prima, continuiamo ad essere sensibili al loro fascino. In secoli di storia, le fonti hanno anche trovato uno spazio nella Divina Commedia. Nell'era moderna, molti impianti sono diventati il punto d'incontro tra salute e turismo, ma negli ultimi anni, con la minor copertura del sistema sanitario e del pubblico in generale, e con la crisi, il sistema termale ha subito una contrazione. Siamo andati a Chianciano per vedere che politiche vengono usate per far ripartire la macchina e per capire se quanto fatto qui possa essere applicato altrove. Chianciano, come le altre aree termali italiane, uscendo da un periodo di flessione, sta cercando e sta trovando nuovi partner nazionali e internazionali per un rilancio delle proprie strutture e delle proprie propensioni ricettive. Lo slogan di Terme di Chianciano è innovare nella tradizione. Che cosa significa? Significa che oltre a valorizzare quello che abbiamo per secoli svolto come attività, cioè le cure termali tradizionali finalizzate alla cura di alcune patologie, abbiamo aggiunto una nuova gamma di servizi più rivolti al mercato, e mi sto riferendo ai servizi rivolti al benessere. Quindi questo è stato possibile grazie alla tipologia di risorsa primaria che abbiamo la fortuna di poter utilizzare, che è l'acqua bicarbonato solfato calcica, che si presta a tantissimi tipi di applicazione. Quindi abbiamo aggiunto ai servizi tradizionali una gamma di servizi più orientati al benessere e alla medicina olistica. Ovviamente, per rilanciare l'attività dell'azienda e del territorio intero, ci siamo in qualche maniera legati a dei partner anche internazionali per sviluppare attività e segmenti industriali affini a quello termale, come per esempio l'attività sanitaria di prevenzione e riabilitazione. Il progetto UPNC di Chianciano per l'Institute for Health ha richiesto un investimento di circa 2 milioni e mezzo di euro. Stiamo parlando di un programma che è mirato a persone che stanno bene, a persone che hanno voglia di valutare e mantenere la qualità della propria vita. Quindi noi quello che offriamo è una valutazione dei potenziali rischi che avranno. Expo 2015 affronta un tema importante nell'ambito della valutazione a 360 gradi della salute della persona, che è la sua alimentazione, e effettivamente l'alimentazione fa parte del nostro programma, e quello che noi intendiamo fare insieme anche al consorzio che abbiamo messo insieme alle terme, che si chiama Chianciasì, è presentare a Expo 2015 il programma di offerta sia insieme alle terme che di offerta medica come UPMC. Il nostro percorso del gusto a Chianciano Terme non è solamente un percorso di ristorazione, ma un vero percorso di educazione alimentare che valorizza tutti i prodotti tipici della zona e che noi troviamo in qualsiasi parte dell'Italia, prodotti sani, prodotti della nostra cultura mediterranea e prodotti talmente buoni che ci vengono copiati da tutte le parti del mondo, e non è un caso che l'Expo si faccia proprio qui in Italia. Il progetto di Chianciano è strutturato come un progetto in realtà replicabile sostanzialmente in qualunque ambiente, quindi teoricamente sarebbe replicabile in qualunque luogo dove ci sono delle terme, dove le persone vanno per poter affrontare con serenità il mantenimento della propria salute, cosa che dobbiamo fare in una società in cui abbiamo una aspettativa media di vita così lunga, che richiede direi una manutenzione nel corso del tempo piuttosto importante, perché quella vita così lunga possa essere una vita piacevole, una vita che si vive col pieno delle proprie forze.